Nuova puntata di Conoscere i funghi. Oggi di che cosa parliamo? Oggi parliamo di un fungo lignicolo che cresce nei boschi di latifoglia. Infatti ci troviamo proprio in un boschetto di latifoglia. Questo fungo è un fungo che cresce però sul legno di latifoglia e vedremo che ha delle particolarità molto interessanti. Si tratta di un fungo che cresce a mensola e il nome scientifico è Biercandera fumosa. Un fungo appartenente alla famiglia delle Polyporaceae. Polyporaceae sono funghi quasi tutti lignicoli con una parte imeniale, cioè la parte sottostante al cappello, costituita di tanti piccoli forellini, pori. Polyporaceae appunto deriva da questo nome. E la famiglia è numerosissima, comprende centinaia di specie. Del genere Biercandera in Italia ne sono presenti solo due specie, entrambe presenti nel territorio bellunese. Biercandera fumosa si presenta con delle fruttificazioni a forma di ventaglio, di piccole mensole di forma emisferica che escono dal legno di latifoglia. In questo caso è un vecchio ceppo di faggio che è completamente invaso da fruttificazioni di questo fungo. Fabio, scusa, ma perché questo fungo non ha il gambo? Allora, questo fungo effettivamente non ha il gambo, come molti funghi che crescono sul legno. Perché questo? Perché il fungo, per produrre il corpo fruttifero, che è quello che produce le spore, impegna una grande quantità di energia. I funghi lignicoli che crescono già sfruttando come appoggio e parte sopraelevata il legno, evitano di produrre il gambo proprio perché non hanno bisogno di alzare il cappello da terra, che cresce già sollevato, e quindi può disperdere le spore senza bisogno di un sollevamento ulteriore, quindi c'è un risparmio energetico. La specie si presenta superiormente con delle zonature che vanno dal bruno più o meno carico fino al biancastro in prossimità del margine. La parte inferiore presenta dei pori biancastri che tendono poi, dove vengono toccati, a diventare color nocciola e poi con il tempo a scurire ancora un pochino. La consistenza del fungo è molto tenace, coriacea, e per la rottura è necessario forzare notevolmente il fungo oppure tagliarlo. Al taglio si può notare, e questo lo vedremo nel dettaglio, che la carne ha una colorazione brunastro-nocciola, presenta delle piccole zonature e una linea di separazione tra la parte carnosa e il sottile strato di tubuli. Si tratta ovviamente di una specie non commestibile proprio per la durezza e la consistenza della carne, che rimane tale anche dopo cottura. Il fungo è un degradatore del legno, si nutre di cellulosa e lignina e la trasforma in sostanze semplici poi utili per il bosco. Quindi l'azione di tutti questi funghi, in particolare delle Polyporaceae, è utilissima all'ecologia del bosco. Anche oggi una puntata interessante di Conoscere i funghi, che torna domani sempre su Telebelluno.